Fondamentalmente, come potete vedere, si tratta di un profilattico che va applicato sopra la cover spugnosa preesistente. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo oggi della mascherina di Oculus Quest 2. Come molti di voi sapranno, nei mesi scorsi ci sono stati degli utenti che hanno avuto dei problemi riscontrando appunto irritazione sulla pelle a causa della mascherina di Oculus. Onestamente, io ho pensato che fosse abbastanza normale, poiché è caldo, la gente suda, la mascherina di Oculus è fatta di spugna e quindi non ho dato molto peso a queste cose, cioè purtroppo l'utilizzo di un oggetto poi va da sé che può essere fatto bene quanto vuoi, ma esagerare in certi casi e in certe condizioni può creare sicuramente dei problemi anche con i materiali migliori del mondo. Però c'è da dire questa cosa, a sorpresa, Facebook ha ammesso un difetto di fabbricazione nelle mascherine prodotte soprattutto prima di gennaio 2021. Quindi pare che il materiale spugnoso con cui queste mascherine sono state costruite avesse alcune componenti non proprio idonee. Di conseguenza hanno avviato una campagna di ritiro delle vecchie mascherine e comunque di sostituzione. Avendone diritto, ho fatto richiesta per avere questa mascherina nuova che è arrivata proprio oggi. Ora sarà passato qualche giorno da quando vedrete questo video sicuramente. Comunque, parlando con qualche utente che mi faceva delle domande, ho pensato di fare questo video dove mostro innanzitutto la mascherina come è fatta, perché è molto diversa da come immaginavo, ma adesso ci arriviamo, e soprattutto come si monta e soprattutto che effetto fa, qual è la resa. Allora, cominciamo a partire dal fatto che quando ho comprato Oculus Quest, ormai a ottobre di un anno fa, pensavo che la mascherina dell'Oculus fosse in materiale gommoso, mentre invece no, come abbiamo detto è spugna e non è proprio il massimo a livello igienico, perché a parte se la uso soltanto io, sicuramente anche quando non fa troppo caldo può capitare di sudare, soprattutto perché abbiamo una cosa sulla faccia, ci sono dei giochi che ti fanno agitare parecchio, quindi può capitare anche d'inverno di sudare. Ora io non sono una persona fortunatamente che suda parecchio, però c'è chi ha questo problema. Questo quindi può non essere molto bello, innanzitutto dal punto di vista personale, comunque hai sulla faccia una cosa sudata e non è bellissimo, soprattutto perché si impregna. E secondariamente, se passi l'Oculus a un amico, a qualcuno con cui stai giocando, cioè fa veramente una cosa schifosa. Di conseguenza mi aspettavo un materiale gommoso, cosa che non è avvenuta. Ci sono delle mascherine sostitutive che si possono acquistare a parte, ma in questo caso Oculus, come dicevamo, ha provveduto a inviare delle nuove maschere. Quando ho ricevuto il pacco sono rimasto abbastanza stranito perché era molto piccino, un pacco di carta, adesso lo vedrete quando farò il montaggio, e all'interno c'era questo pacchettino minuscolo che conteneva la guaina. Parlo di guaina perché non ti mandano una vera e propria mascherina, ma proprio una guaina di gomma che va sovrapposta a quella già esistente. Credevo che si trattasse di una soluzione abbastanza pezzente, però devo dire che una volta montata l'effetto è buono e onestamente se non avessi saputo cosa ho fatto e mi avessero presentato la maschera in questo modo, avrei creduto che fosse uscito dalla fabbrica esattamente così. Quindi direi che ho parlato abbastanza e posso andare a far vedere com'è questa mascherina in effetti, come si monta e soprattutto alla fine che opinione ne ho. Allora, come vedete, la confezione viene spedita in una busta abbastanza semplice. La confezione all'interno è questa. Quindi, queste due silicone cover, bla bla bla. Allora, appena l'ho vista, devo dire che sono rimasto un pochino interdetto. Io mi aspettavo che arrivasse una mascherina di questo genere. Invece arriva
praticamente, ok, all'interno c'è un foglietto con delle istruzioni in varie lingue, ma non credo che ce ne sia bisogno, ecco. Allora, fondamentalmente, come potete vedere, si tratta di un profilattico che va applicato sopra la cover spugnosa preesistente. Il materiale è una gomma per niente traspirante, come qualcuno si aspettava, molto simile, direi al tatto completamente identico a quello del PlayStation VR. Se avete avuto un PlayStation VR, comunque avete avuto a che farci, sapete che tipo di consistenza ha questa gomma. Ora vediamo di applicarla, vedere come si comporta sopra la mascherina di spugna. Ora io direi di metterla in questo modo. Ok, facciamola aderire con la forma. Tac. Ecco qui. Riusciate a vedere bene cosa sto facendo. Ok. Bene, allora, devo dire che fondamentalmente la misura giusta. Ok, bravi. Ok, il risultato finale è quello che, diciamo, potrebbe essere quello che mi aspettavo da una mascherina di questo genere inviata già montata. Quindi la superficie gommosa e l'interno morbido. Ora a questo punto non resta che capire quanto può essere più comoda e comunque meno fastidiosa sulla faccia rispetto alla spugna. Già il fatto che quando uno suda la spugna non si impregni completamente di sudore, direi che è un bel passo avanti, ecco. Quindi, considerando anche che è una cosa che viene regalata, potrei anche dire di essere quasi soddisfatto. Tutto sommato, non l'avrei detto a vederla accartocciata dentro questo pacchettino di cartone, però devo dire che effettivamente ha la sua buona resa, una volta applicata ha la sua buona resa. Ora non resta che andare ad applicarla sul caschetto, ecco qui, ovviamente entra perfettamente, tac, e direi che voilà, ci siamo. Come nuovo. Ora naturalmente voi dal video non so se riuscite a rendervi conto della differenza, ho avvicinato un po' la telecamera apposta, però direi che sì, il risultato onestamente è molto migliore di quello che potevo immaginare, quindi esattamente come mi immaginavo una mascherina gommosa fatta e finita e non diciamo ricavata utilizzando il vecchio profilo di plastica e spugna. Allora, giunti alla fine del video, direi che la mia opinione al riguardo è piuttosto positiva. Devo dire la verità, quando ho visto arrivare il pacchetto, quando ho visto la guaina accartocciata all'interno della scatolina, chiamiamola così, poi non è neanche una scatola, ho pensato fosse veramente una presa in giro quasi, insomma un prodotto scadente. Invece tutto sommato, messa la guaina al di sopra della mascherina originale, diventa qualcosa di molto insospettabilmente bello. Aderisce in maniera perfetta,
e l'effetto sulla faccia è piuttosto gradevole, rimane morbida, rimane fresca, poi chiaramente sudando, ragazzi, è un'altra cosa, cioè è chiaro, però comunque con un colpo di spugna almeno si pulisce. E l'effetto è un pochino sulla faccia quello della PlayStation VR, con la differenza che qui è morbida perché c'è la spugna, mentre invece PlayStation VR ha questa guaina che è vuota all'interno, ma non rimane, diciamo, semi rigida. Onestamente io credo che tutto sommato, come già detto, ci si possa ritenere soddisfatti, quindi se avete diritto, se non l'avete ancora richiesta, io fossi in voi la chiederei. Se il video vi è stato utile, sarò contento, se volete metterci anche un like, e magari iscrivetevi al canale, che potrebbero arrivare dei video interessanti, qualcosa in testa ce l'ho, nelle prossime settimane. È un cane che si morde la coda, naturalmente. Se voi non vi iscrivete, io non ho voglia di fare video. Se io non faccio video, voi non vi iscrivete, cosa dobbiamo fare? In ogni caso, se volete vedere qualcuno di quelli precedenti, c'è poca roba, è molto vecchia, ma se vi può piacere, io apprezzerò una vostra visita. Arrivederci.